Ciao e benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo a vedere come preparare e collegare elettricamente una presa da muro. Vediamo cosa serve. Allora, parte gli attrezzi, abbiamo il nostro supporto chiamato anche portafrutto. Questo per poter poi inserire i singoli moduli. Allora, questo è un modulo della serie Living, ce ne sono tanti in commercio, questo supporto, o detto anche portafrutto, è un supporto a tre moduli, dove verranno appunto innestati tre moduli o definiti anche geograficamente frutti. Questo è una presa da 10-16 A ed è così fatta, ed è questa. E vediamo adesso come applicarla sul supporto. Con un semplice click abbiamo fissato il modulo. A questo punto iniziamo a completare la nostra presa da muro mettendo alle due estremità dei tappi copriforo. Non sono altro che dei moduli con niente sopra, servono solo per abbellire il nostro supporto. Anche questi vengono applicati con dei semplici click. Ecco come si presenta il nostro supporto portafrutto con i moduli innestati all'interno. Chiaramente questo supporto viene fissato all'interno del muro con una scatola, con le due viti vengono fissate e poi alla fine sopra essa viene applicata una placca. La placca è, diciamo, poi a scelta dell'utente finale, per poter poi abbellire comunque il gruppo prese. Detto ciò, passiamo al collegamento elettrico della presa. Okay, abbiamo un solo modulo attivo ed è una presa. Noi andremo a collegare in questi fori i tre cavi, che sono quelli delle due estremità, la fase e il neutro della nostra linea, e quello centrale, sempre posizionato il cavetto della massa o messa a terra. Prendiamo i nostri tre cavi, prendiamo e verranno così collegati. Da questa parte un cavo di alimentazione principale, la massa al centro e al lato esterno un altro cavetto, che in questo caso lo chiamiamo neutro, e la nostra linea. Vediamo come collegarlo. Ecco completato il collegamento elettrico, dove poi verrà collegato alla linea e avremo la nostra presa da muro completa.